Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Competition in Life. Ho strutturato questo video in modo un po' più diverso rispetto agli altri episodi di Competition in Life. Ditemi qua sotto nei commenti se vi può piacere. Dunque ragazzi, superiamo i 100 like per questo video, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, attivate le campanelle per ricevere le notifiche e passate anche da Instagram per essere sempre aggiornati. Il 25 uscirà come sempre la seconda parte del video e dunque direi di incominciare perché su questa gara ci si gioca il campionato. Dentro e adesso andiamo a preparare gli ingredienti. Lo spot è lo stesso del primo episodio, però la pastura non la farò identica. Vedete che ci sarà molta corrente, aggiungerò della terra per aggiungere peso e andare meglio sul fondo. E eccola qua, Van de Nijde, 2 kg. Anche perché in questo modo ho più pastura, dato che l'altra volta ero arrivato a mezz'ora dalla fine che l'avevo buttata tutta. Quindi, onde evitare di rimanere senza pastura, però vabbè, avevo i bigattini in colla, però sempre meglio avere pastura, anche in più magari. Però avere la pastura aiuta. Va setacciata, come vedete qua ho già preparato il setaccio. Ok. Un po', questo primo filo. Comunque ho messo una maglia abbastanza larga. Ok, fasolini, il caramello l'ho già messo, quindi passiamo alla white. Ok, ricordate pastura grana grossa, colore bianco, ovviamente si chiama white. Ho lasciato il setaccio, ma non ti serve niente. Poi brown, per domani quindi ci saranno ben 5 kg di pastura più 1,5 kg circa di bigattini in colla. Diciamo che voglio buttare giù roba e attirare il più pesce possibile. E la seconda di brown. Comunque ho mezzo secchio pieno. Andiamo a dargli la prima mescolatina a secco, in modo da amalgamare bene tutto in una miscela omogenea. Per mescolarla meglio la smezzerò perché è veramente tanto, guardate qua. E per una questione di comodità andrò ad aiutarmi con quest'altro secchio. Via la prima. Come sempre è sovrabagnatura, però contate che andrà ad asciugarsi. Passiamo alla seconda. Eppure questa è fatta, andiamo ad unirle. Ma magari. E la pastura è fatta. Ho preparato le lenze, sono partito da 3 grammi per poi passare a 6, 10 grammi e poi 25 grammi. Per poi domani mattina montare su il 40 grammi. Tutti vela della stessa serie, round. Perché domani ci sarà un'acqua molto particolare, avremo calante forte, alzata media e un bel picco, quindi serviranno tutti questi galleggianti.
Buongiorno a tutti ragazzi, dovrebbero essere le 7:35, invece sono le 6:35. Ieri sera è cambiata l'ora, io mi sono svegliato alle 6:33, vi racconto questo piccolo aneddoto. Cioè, mi sono svegliato alle 3:36, confusione. Mi sveglio e dico, cavolo, ho dimenticato di mettere la sveglia. Cioè, mi sarei svegliato al mezzogiorno di domenica mattina e la gara, ciao. Meno male. Come vedete, macchina imbottita di roba e bisogna andare a vincere. Bisogna andare a vincere a tutti i costi. Dai, speriamo di una bella pescata e di divertirci un bel po', quindi ci vediamo all'arrivo sul fiume. Dato che mi avete già visto più e più volte montare la roba, in questo video andrò ad elencarvi come più o meno vado a preparare la roba, ovvero l'ordine, in modo da avere tutto pronto per bene. Sicuramente prima cosa piazzare il panchetto, seconda cosa buttare la nassa e fissarla. Io utilizzo un quick release. Terza cosa montare il piatto principale, ovvero anche quello più grande, che andranno messe pastura ed esche secondarie da buttare in pastura. Quarta cosa, i portapunte. Quinta cosa, barra e piatto laterale. Rullo di tamburi. La bolognese. Poi andiamo a montare il guadino. E le punte. Infine la Lubazen, che è quella che mi occupa più spazio e mi blocca il movimento. Perfetta. La mia è perfetta. Dai che andiamo. Adesso proprio deve passare la barca. Ok. Adesso ne tira una in barca. Per quest'oggi mi sono preparato solo qualche pallina, giusto un paio, una trentina. Poche. The perfection. Una dietro che altra. Ok, mi hanno finito la pastura. Oh, ti giuro, ho 3 litri. Piccolo appunto per la prossima volta: 5 kg non sono abbastanza, bisogna passare a 7. Cioè, sono passato da 3 a 5 e le ho finite comunque praticamente subito in pastura. Mi sa che 7 o anche 10. Yeah. It's time for you. Mi ho buttato chi, più o meno, bene o male. Allora. Oh, sì, questa è una granata praticamente. È un pochino alta l'acqua, eh. Tra poco faccio la pedicure. Guarda, io ho granate al posto. Sono durissimi. Io tanta cazzo di ghiaia ci ho messo.
In effetti l'acqua è veramente veramente alta. Infatti, oltre ai 6 metri e passa di punta, c'ho un altri 40-60 cm, tanto così, di terminale praticamente che va sotto la punta. Poca acqua e sto pescando solo in 11 metri, pensate in 13. Asenta che mi tiro su. Sei il primo che prende pesce, paga da bere i giudici. Bene, adesso mi metto un po' in riposo, vado tranquillo. Lascio che il pesce arrivi in pastura. Io me ne sto tranquillo finché qualcuno non prende un pesce. Dopo possiamo andare. Bigattini siamo leggeri. Mamma mia. Il primo pesce no, oggi no. Fruxia! Fruxia! Pastura fruxia! Con fresco la mattina. i brillantini! Questi neanche per colazione di giudici. Mission Dio fare apposta! Oh! Ecco! Giudice, giudice! Di qua! Va, colazione che brioche! Oh, adesso hanno preso due pesci, tutta tattica. Adesso li maciniamo, dai. Partite i pesci adesso. Tempo di scaldare gli ami e tirare su pesci. Oh, adesso posso pescare. Oh, guarda che anche il secondo, quel terzo, quel ciappa, eh. Vado a pranzo Gli quello. ha zanfato il secondo. Anche Tommaso le dio fa del culo a tutti. Vai Tommy! Toto! Andare avanti il Ma vai Hola. A tirare sul pesce? Oh, qua io voglio a 9 metri di ese. Festriche con 9 metri. Oh sì, adesso sono partito, non mi ferma più nessuno, pesce a manetta e via a macinare il peso. Dai, sembra essere partito bene. Direi che si potrebbe fare un bel risultato, però bisogna continuare a pescare così. Dai, vai giù, vai. Questo è le zappicari. Eccola. Oh, Te credeva di aver attaccato bene facendoti un pesce a Mino? Invece devi contare in una gara la costanza. Oh, sta slamando? Ah no. Tanto è bremmo. Vi giuro ragazzi che non sto velocizzando nessuna parte del video, sono proprio così. Perché molti mi hanno detto, velocizzi la parte in uscita quando butti fuori la roba. No, no, è così il video originale, 100% di velocità.
là. Ok, another one. Merda. Oppla. Marco. Però la prossima volta vuoi 4 montature. Come minimo. Porca. Cave d'anello. Cioè che c'è troppo fondo. Ok. Che ci ho detto, ok. 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 Vai, 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 vai. Fallo lungo come la punta qua. Che fa? Si fa la scuola. Così. Non è tutta la cane. Eccolo qua. Questo si è bello. No, sembra più bello. Dunque, per questa prima parte era tutto. Mi raccomando, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lunedì 25 uscirà la seconda parte e preparatevi, ragazzi. Si andrà a martellare e ci sarà un bel finale. Dunque, mi raccomando, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Mi raccomando, anche qualche commento lasciatemelo qua sotto. E venerdì ci sarà il video unboxing delle esche che mi sono arrivate. Dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.